amici, benvenuti in questo video unboxing dove vi mostrerò cosa ho acquistato dal negozio Teddy. Non so se lo conoscete, è un negozietto che vende oggettistica, materiali per decorare, creare, giocattoli, un po' di tutto, ecco, cose per la casa, ho preso anche delle coperte. E comunque si trova praticamente qui dove vivo io, in provincia di Brescia, si trova dentro il centro commerciale dove c'è il supermercato Migros a Castenedolo. C'è questo negozietto che si chiama Teddy ed è molto molto economico e si trovano delle cose molto molto carine. Io ho preso qui anche il materiale che userò nell'altro video per farvi vedere come mi diverto a dipingere. Come vedete c'è sempre qua la mia amica qua dietro e anche il mio amico Frigo. Allora, quindi ora vi faccio vedere. Allora, ho preso una tela, aspettate un secondo. Allora, eccomi, ho preso questa tela, vedete, è abbastanza grande, l'ho pagata 3,50 euro. Poi ce l'hanno dentro anche questi legnetti che servono da fissare sul retro, ok, per gli angoli. Poi, allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso questo set di pennelli misti di vario tipo e l'ho pagato, allora, 6 euro. Qui vedete 5, ma 5 è il prezzo per il prezzo tedesco. In realtà sotto c'è scritto in Italia 6 euro. Ecco, vedete cosa contiene. Ok, così dopo li proverò nel prossimo video dove provo a dipingere. Li provo. Perfetto, questi sono dei tipo tamponi fatti a spugnetta. Ora ve li faccio vedere. Sono molto curiosa di provare questi pennelli e anche i colori per vedere se coprono, vedere un po' di che qualità sono, perché comunque essendo oggetti fabbricati in Cina non lo so quanto vadano bene, ecco, sono curiosa di provarli. Allora, l'unica cosa, ho paura che magari le setole dei pennelli magari si rovinino facilmente. Vedete come sono? No, sembrano anche belli. E poi ho paura anche che i colori non coprano molto. Vedremo. Sono proprio delle spugnette queste. Almeno per tamponare. Poi vabbè, ci sono i pennelli anche più piccoli. I vari tipi ci sono. Vedete? Sono tantissimi, tantissimi. Allora, visto che tra poco dovrò girare l'altro video e dipingere, me li preparo già qui in parte, così non devo fare le cose più volte. Allora, vediamo. Ah, poi ho preso anche questi pennelli qua che sono un po' con la punta più affusolata, diciamo. Non so se li vedete bene così. E li ho pagati 2,50 euro. Hanno la punta più fine praticamente. Più a punta, ecco, più affusolata. Mentre gli altri invece sono dei pennelli a piatti. A punta piatta, vedete come sono? Ok, bene, anche questi li preparo qui nel caso che mi servano. Ok, poi abbiamo preso, cioè ho preso, allora ho preso allora, da
tantissimi colori. Ho preso, per fare un po' di scorta, intanto che inizio a impraticarmi a dipingere. Allora, ho preso questo, che dovrebbe essere un blu, credo. Forse un po' più chiaro del blu. Un euro, li ho pagati un euro ogni tubetto. Sono tubetti da 75 ml, un euro. Ok, poi questo che è metallico, vedete che bello. Questo è sempre un colore metallico. Sembra una via di mezzo tra un azzurro e un grigio. Sì, guardate, cioè sembra quasi un argento però con un filo di azzurro dentro, ecco. Questo è pastello, un giallino pastello, giallino chiaro, non so se lo vedete, è un giallo chiaro. Caspiterina, questa luce troppo forte non fa vedere bene i colori. Questo? No, questo è più caldo. Vediamo se mette a fuoco. Insomma, non si vede molto bene. Comunque è un giallo chiaro. Poi qua abbiamo un colore metallico che sembra proprio, non so se è oro, questo sembra oro, non c'è scritto comunque, o forse qua, no, non c'è scritto il nome del colore, non lo mettono, sembra oro, vedete? Non lo vedete bene forse voi, però sembra oro. Poi questo invece è proprio un giallo bello acceso. Poi allora un viola metallizzato, un violetto pastello, un viola pastello, viola più scuro. Poi abbiamo questo bianco, semplicissimo bianco. C'erano anche tanti tubetti con i glitter, però io quelli non li ho presi per il momento, però mi ispiravano. Poi abbiamo questo rosa metallico. Poi questo dovrebbe essere, penso, un rosso acceso, però non è proprio rosso rosso, lo dovrò provare per vedere che colore è effettivamente. E questo che è un arancione, bello acceso. Poi abbiamo questo rosa chiaro, pastello. Che è questo, mi sa, ecco, forse lo vedete meglio così. Poi ho preso allora vediamo un po', c'era anche questo azzurro pastello chiaro. Questo è sempre un colore metallico, sembra tipo bronzo, penso che sia bronzo. Poi nero, poi abbiamo un verde pastello chiaro, un verde neon, bello acceso, un verde un po' più scuro. E poi il marrone, bene, tantissimi colori, pennelli, la tela, e ora proverò a divertirmi un po' a dipingere.
seguendo il mio amato youtuber che seguo sempre, guardo i suoi consigli su come pitturare con tecniche moderne per far venire fuori magari, chissà, magari anche un capolavoro, non si sa mai, eh. Ora vi aspetto nel prossimo video dove mi divertirò a dipingere e vi farò vedere qualche tecnica interessante. Iscrivetevi al canale per restare sintonizzati, cliccate sulla campanella, lasciate un like, commentate e vi aspetto nel prossimo video. A presto, ciao!